Tono sarcastico, certo, perché mi credi così incapace? Non posso cucire una cosa per mio Senti, figlio? Beh, insomma, amore mio, a chi vuoi che importi se sei capace o no? La capacità lasciala alle domestiche. Tu sei una queen ape. No, per favore, signora Domenech, no. Lei meglio che sta in salotto, in cucina, ma no? Ma che problema c'è? Io sono come di famiglia. E poi morivo dalla voglia di vedere la cucina della villa. Salve, signor Federico, non sapevo che fosse Andiamo, qui. Andiamo, Rick, fammi vedere le nuove creazioni, please. E lei mi porti la macchina da cucire. Oh, macchina da cucire. Come posso aiutarla, signora Domenech? La zia Lucrezia non c'è? Ah, la zia Lucrezia! Questa più che una famiglia sembra un allevamento di conigli. La zia Lucrezia non c'è, è uscita, è andata via. Come la posso aiutare? Beh, abbiamo bisogno di sapere cosa fare con Roberta. È qui come uditrice, ma si avvicina all'esame di ammissione. Veramente non so cosa dirle, bisognerebbe parlarne con sua madre. Io non so se la lascerà qui o se la porterà a Salta e... Non vorrei essere allarmista, signor Federico, ma le cose non vanno affatto bene perché Roberta è molto distratta. In matematica non ha problemi, ma in lettere... Santo cielo, come uditrice ha meno orecchio di un sordo. E per forza sta tutto il giorno attaccata a quella tedesca che le parla il crucco e i crampi alla lin. Vuoi stare un po' zitta, per favore? Signora Domenech, mi dia un po' di tempo per studiare la questione e vedere che si può fare. Ma faccia presto, la prego. Perché se la piccola non comincerà a prepararsi subito, non ce la farà. Davvero bella la cucina, mi è piaciuta molto. Arrivederci. Come va, Paloma? Mattias, sei tu? Sì. Stavi prendendo un po' d'aria? Sì. E leggevo. Questo libro me l'ha regalato mio padre, prima che perdessi la vista. Lo porto sempre con me. Lo tocco, lo annuso. In realtà, cerco di ricordarmi di quando potevo leggere. E tu cosa fai? Io sono venuto a invitarti a cena. A me? Sì, che c'è di strano? Non mi piace essere trattata con compassione. Non lo faccio per compassione, lo faccio perché mi sei simpatica e mi è sembrato... Beh, allora chiariamo una cosa. Che tu sia stato buono e generoso con me non ti dà il diritto di pensare che io... va bene, non c'è problema, ho capito. Dimenticati l'invito, io adesso me ne vado. Tranquilla, ciao, non c'è problema, ci sentiamo. No, aspetta. Aspetta, Mattias. Allora? Perdonami. Io sono molto diffidente. Sì, me ne sono reso conto. Vedi, sono diffidente perché mi sono successe cose sgradevoli e devo stare attenta. Facciamo una cosa, questo è un curriculum che devo consegnare. Potresti accompagnarmi e poi andare a mangiare, ma non da soli. Ecco, possiamo andare in quella casa grande, quella del tuo amico. Quella casa in cui c'è molta gente. Stai ridendo? Sì. Sì. Sto ridendo. Come hai fatto a capirlo? Leggo i tuoi silenzi. Te lo insegnerò, andiamo. Capisci quello che mi serve? Sì. Uno scaffale o un appendiabiti, in modo Va che i vestiti perfetto. Siano più visibili. Ascolta, ma non so chi perché chiedere. Non lo chiedi a Bata? Qui in quel locale ci deve essere sì, qualche hai ragione, tubo, ragione. Qualcosa. Glielo vado a chiedere. Va a bene. Dopo. Tu mi tradisci con quella? No, Nata è Beh, un'amica. È un'amica. Spero che sia così, perché se vengo a sapere che mi stai prendendo in giro, dico all'orso che ci provi con Aspetta, me. Aspetta, no, quello no. Non devi dire niente all'orso, va Franco, tutto bene. E Bata mi fa uno scaffale. Sì. Mi dai una mano anche tu, spero. Come no, tutti... Sì, tutti insieme, come si fa fra amici, solo certo. Amici. Adesso andiamo, devo lasciare queste certo, cose. Certo, aspetta. Aiuta Bata, vai. È un'amica, tutto qui. Perché stasera non usciamo che sono libera? Tanto la tua amica Nata non si offende, vero? Bene, va bene. Ehi, Franco, stasera vieni di sicuro, vero? Sì, certo. Aspetta, sì che viene. Senti, puoi chiedere a Pippo una pinzatrice per me? Certo. Per favore. Lo chiedo. Bene, grazie. Ciao. Allora, vieni, vero? Sì. Devo fare alcune cosette, ma verrò. Va bene, ti aspetto. Caro Franco, spero che un giorno tu mi aiuterai come io sto facendo adesso con te. Bata. Mamma. Amore, dobbiamo metterci d'accordo per stasera. Ma sono tutti piccoli, non vorrei venire qua, saranno tutti così. Ma no, non sono venuta a parlarti di Cosa questo. Cosa allora? È che vorrei invitare a cena tuo padre.
perché è un modo per salutarlo. Sì, va bene, digli che gli mando un saluto, tanta felicità, ma non contare su di me. Oh, che caratteraccio. Perché non possiamo andare? Digli di mandarci, Flo. Bambine, sapete che io non perdo l'occasione di contraddire il Freezer, ma siete troppo piccole per andare al mattinè. Voi due vi siete messi d'accordo perché siete due vecchi, raggrinzite, che hanno dimenticato la loro infanzia. Basta, spero che parliate di Federico, perché io sono molto più giovane. Smettetela tutte e tre, per favore, basta. È finita. Restate a casa e pensate a divertirvi e a giocare qui. Ora chiamo e chiedo a tua madre se vuole che tu faccia o no gli esami di ammissione. Al suo tempo c'erano i cartoni animati? Era tutto in bianco e nero. Non solo non possiamo andare a ballare, devo anche fare un esame per entrare a scuola, fantastico, eh? Dai, non essere così pessimista. Arriveranno momenti migliori, crescerete e potrete andare a ballare. Guarda chi c'è! Che schianto, stasera farei una strage. Beh, se non fanno fuori me, non c'è problema. E perché dovrebbero farti fuori? Senti, se hai bisogno, io sarò in zona. Tu mi chiami e io vengo e risolvo tutto. Come? Ma no, neanche per sogno. Non ti voglio vicino a quel posto, perché giuro che se ti vedo, vado in una discoteca per grandi. No, sì, certo, Martin, ascolta! Aspetta un attimo. Per favore, ti prego di controllarlo più vicino possibile. Sì, no, ma... No. Cosa ha detto dell'esame? Di no, no, che sì, non lo faccio. Sì, mi ha detto di cercare una professoressa di lettere, perché farai l'esame di accesso. Pronto, sì? Senta, Federico, io cercherò di stargli il più vicino possibile, ma devo anche rispettare la sua privacy. Violentarlo, no? Ma sono grande, capisci? Non lo prendevo in braccio il mio pupetto. Beba, vuoi che vada a preparare il biberon al bambino? Che cosa dici, scema? Cosa dici? Vieni un attimo, Beba, che devo dirti una cosa. Ascoltami bene, devo assolutamente portare a termine un piano ultra segreto. E ho bisogno che tu ti prenda cura di Nilda, che la coccoli, perché sta molto male per la morte di suo nipote. Sì, povera donna, povera. Ora capisco perché è più acida che mai. Sì, è molto triste. Vai, ci penso io. Vado io. Davvero? Sì. Vado io. Guarda che è molto importante. Stai tranquilla, ci penso io. Che cosa ci fai qui? Non ho niente da dirti. Scusami, Federico. Flor, se almeno mi permettessi di raccontarti quello che so, in modo che tu conosca la tua storia, ne hai il diritto. Sarebbe stato più giusto che lo venisse a sapere da mio padre. Da Edoardo. Ora non mi interessa sapere chi sia il mio vero padre, non me ne importa niente. E Edoardo? Ti importa di lui? Voleva che andassi a trovarlo. Io con quel bugiardo non voglio avere niente a che fare. Flor. Stia tranquillo, Carlos. Sicuramente col tempo vorrà conoscere la sua identità. Sì, lo so, Federico. Forse le devo dare un po' di tempo e devo allontanarmi da lei. Ogni 5 minuti si scopre qualcosa in questa casa. Ora il padre non è il padre. Devo dire che sono molto dispiaciuta. Povero Bud. Non può sopportare che suo padre se ne vada. Povero Bud o povera te che non puoi sopportare che suo padre se ne vada? Che cosa stai dicendo, Violetta? È da 1000 anni che io e Raul siamo separati. E questo cosa c'entra? E poi ti dirò una cosa. Che il tuo ex vada a vivere di fronte non è la stessa cosa che vada a vivere dall'altra parte del mondo. Non è lo stesso. Scusate un attimo. Il Brasile non è dall'altra parte del mondo. Ah, è qui vicino. È vero. Damian? Ecco, Damian non verrà. È molto depresso per la tua partenza. Non viene? No. Non lo so. Spero che un giorno riesca... a capirmi e a perdonarmi. E tu parti domani? No, la prossima settimana. Ah, bene. Allora, il nostro caro figlio ha tempo per ripensarci e forse smettendo di soffrire riuscirà a parlare con suo padre e a salutarlo come si deve. Di sicuro. Ora io dico una cosa, se Damian non viene, cosa facciamo? Ceniamo lo stesso? Ma certo, come ti viene in mente di non restare a cena? Vieni, siediti qua, guarda. Non sai quante cose ha preparato Titina, adesso io me ne vado, voi parlate, mangiate, io ho lasciato le patate nel forno e scappo. Bene, eccoci qua. Se vuoi, possiamo cenare noi due, da soli. Perché no? Avanti un po' di minestrina, avanti. Non mi può stare col pancino vuoto, se no mi si ammala. Non riesco a sgoiare niente, scusami, ma sono molto, molto triste. Sì, ho saputo che suo nipote è crepato. Mi scusi, poverino, mi è venuto così... Speriamo che avesse preso dal padre. Alberto era una persona così buona. E tu? Come fai a saperlo? Tu conoscevi mio figlio?
No, è che Sofia mi parla sempre di suo padre, l'unica cosa che fa. E Sofia sarebbe andata così d'accordo con suo fratello. Vorrei mettere un necrologio sul giornale per la morte del mio bambino. Che ne pensi tu? Beh, se la fa stare un po' meglio, lo faccia. E come si chiamava la creatura, Sant'Igian? No, no, aveva il cognome della madre. Ah, Valente. Jimenez. Diego Alberto Jimenez. Jimenez? Sì, perché? No, no, per niente.